Purtroppo, nonostante il nostro enorme impegno, in questi giorni sono girati messaggi, anche audio, allarmanti, sbagliati, che descrivono una situazione che non rappresenta il vero. Un video di 3 minuti per dire basta alle fake news e sottolineare che non è vero che si lasciano morire i pazienti e non si intubano i pazienti anziani. È il messaggio lanciato dall'ospedale Niguarda di Milano attraverso il primario della terapia intensiva, Roberto Fumagalli, dopo che negli ultimi giorni stanno girando sul web delle notizie false di testimonianze di presunti medici che racconterebbero che all'interno degli ospedali, in particolare nei reparti di terapia intensiva, a causa della mancanza di posti letto, i medici sarebbero costretti a dover scegliere tra chi salvare e chi meno, a discapito soprattutto di anziani e persone già affette da patologie pregresse. Non è vero che lasciamo morire i pazienti, non è vero che non intubiamo i pazienti anziani, non è vero che scegliamo chi curare in base all'età e non è vero che le terapie intensive sono piene di giovani. La percentuale di giovani ricoverati nelle terapie intensive è bassa. Vi chiedo quindi di non contribuire alla diffusione di questi messaggi e di affidarvi soltanto all'informazione qualificata. E vi chiedo anche di fare la vostra parte. Seguite le indicazioni ministeriali e regionali, evitando quanto più di spostarvi e di uscire di casa.